Amici Lario Sport, siamo qui con la squadra dell'anno 2022-2023, l'Ardisci Maslianico, e come ospiti della questa squadra che ha vinto il girone G di seconda categoria abbiamo Emanuele Gerna, direttore sportivo, ciao Valere. Ciao a tutti. E il capitano Thomas Valsecchi, due dei grandi protagonisti di questa cavalcata. Ma vi direi di partire magari da Lele. Lele, te lo aspettavi questo premio? Ah, devo dire la verità, Jacopo, in fondo un po' sì, perché comunque i ragazzi hanno fatto un anno straordinario veramente, e i numeri sono lì a dimostrarlo, e quindi un pochino me lo aspettavo. Ecco, adesso sono altre squadre che hanno fatto delle annate, un'annata veramente la grande, però diciamo che noi a livello di numeri penso che abbiamo fatto qualcosa veramente di grande. Esatto, perché parliamo di numeri, vittoria del girone G di seconda categoria si sa, poi miglior attacco con 96 gol di tutte le squadre comasche, seconda miglior difesa, squadra che ha fatto più vittorie e più punti, quindi Thomas, dai, è stato un'annata incredibile, spettacolare. Sì, insomma, io ci metto anche un po' l'anno scorso, perché comunque la stagione scorsa è stata anche quella, non è andata bene alla fine, ma è stata comunque buona. Diciamo che quella è stata un po' la base per il successo di quest'anno, e quest'anno è andato tutta alla grande. Esatto, tutta alla grande, perché ricordiamo che voi, prima di aver vinto il campionato, solamente una partita avete perso e una pareggiata, poi ci sta un po' di rilassatezza, però dai, i ragazzi Lele quest'anno gli si può dire poco di negativo. No, assolutamente, ci stava, l'avevamo messo un po' in preventivo che sì, a livello di testa, dopo una stagione così, dovevamo tirato veramente a mille fino al raggiungimento dell'obiettivo. Anche inconsciamente, un pochino anche negli allenamenti, qualcosa si sarebbe mollato, si poteva preventivare, unito poi al fatto che andavamo a incontrare le squadre più in alto in classifica proprio in quel momento lì, perché avevamo incontrato Cavallasca, Lambrugo, CDA, quindi ci poteva stare, ma assolutamente, solo tanti complimenti a tutti i ragazzi e a tutto lo staff quest'anno. Thomas, tu sei stato il capitano di questa squadra, tu sei un classe 91 e sei il più vecchio di una squadra giovanissima, com'è stato magari tenere a bada un po' i ragazzi in momenti di euforia? E fortunatamente momenti negativi ce ne sono stati pochi, però dai, com'è stato un po' per te che sei uno dei leader, se non esatto, il leader della squadra? Direi, stavo appunto per dire quello, perché momenti negativi ce ne sono stati veramente pochissimi, e quindi quello sicuramente ha dato una grossa mano a tutta la stagione. Poi sì, momenti difficili, chiamiamoli difficili, ci sono stati, più che altro ci saranno la stagione prossima, quindi lì bisognerà essere bravi di gruppo, perché va bene che ci sono quei leader nello spogliatoio, non ce n'è uno solo, ce ne sono diversi e quelli danno una mano, però c'è deve essere la risposta da parte di tutto il gruppo, quindi l'anno prossimo, dove penso, spero di no, ma penso ci saranno più difficoltà di quest'anno, credo, ma sono convinto che il gruppo, come ha fatto quest'anno, le supererà. E quindi tu ci hai già dato una notizia che farai il tuo nono anno tra Ardisci Spera e Ardisci Maslianico. Sì, farò, io vado avanti di anno in anno, poi non mi vuole nessuno, quindi devo rimanere. Provate a pensare. E Lele, anche il capitano diceva prima che un po' uno dei vostri segreti è stato quello di avere tanti leader e nessun solista, quindi anche questo, magari se c'era un giocatore che non era in giornata ce n'era un altro che poteva un po' sostituirlo tra virgolette, quindi è stato un altro segreto. Sì, assolutamente sì, diciamo che come a livello di gruppo veramente riesce difficile anche poi fare un nome, trovare un protagonista, sono stati veramente tutti protagonisti quest'anno, da chi ha giocato di più a chi ha giocato meno, hanno tutti dato il massimo e tutti sono ritagliati il loro momento di gloria, perché poi abbiamo avuto, mi sembra, tre giocatori in doppia cifra, quindi una cosa, quindi anche a livello di realizzazione forse quattro, sì, quindi vedi, non è stato un giocatore solo a trascinare, quindi questa è la forza di questo gruppo qua, quello che ci fa ben sperare anche per il futuro. Poi se posso dire, ci sono state diverse partite, soprattutto all'andata, dove avevamo tantissime assenze. Quindi tutto il gruppo ha risposto alla grande, sì, assenze anche di gente titolare. Certo. Quindi anche quello è un segreto, chiamiamolo così. E poi c'è da dire che adesso la stagione può concludersi, l'anno prossimo Lele, come prossimo, si riparte? L'anno prossimo si riparte razzerando tutto e sapendo che avremo di fronte un reparto molto difficile e con l'obiettivo di mantenere la categoria. Noi partiamo con tutta l'umiltà e la curiosità anche possibile, una categoria per noi nuova,
e quindi speriamo di fare bene anche l'anno prossimo. Poi Thomas, chiudo con te. A dicembre ci eravamo visti che avete fatto la squadra che aveva fatto più punti nell'anno solare. A fine anno squadra dell'anno e di più cosa potete fare l'anno prossimo? Un doppio salto di categoria, anche se lei dice salvezza? Doppio salto sarebbe un miracolo sportivo, sarebbe bello, ma noi per ora puntiamo a mantenere la categoria perché anche storicamente parte Ardisci non è la prima volta che sale in questa categoria direttamente. Il Maslianico sì, però questo gruppo qui per ora è importante che è stato mantenuto un buon gruppo, per ora il mister rimane, lo staff è sempre lo stesso, quindi le basi per fare una buona annata penso che ci saranno, e dopodiché i risultati quello che verrà vedremo. Va bene, direi che ci siamo, ringraziamo Emanuele Legione e Thomas Valsecchi, due dei protagonisti di questa strepitosa annata dell'Ardisci Maslianico che valse il premio di squadra dell'anno. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao a tutti.